Abbiamo ascoltato una composizione composta con i phrasepad, che sono una delle peculiarità della serie CTX. Si tratta di frasi musicali che potete registrare nella memoria ed eseguirle in loop o non in loop utilizzando questi quattro tasti. La memoria della CTX supporta fino a 128 phrasepad che potete combinare tra di loro, come ho fatto io in precedenza, per creare dei piccoli brani musicali sullo stile di quello che fanno i DJ utilizzando dei loop per comporre musica. I phrasepad possono essere programmati per non ripetersi, quindi arrivare al termine della frase e fermarsi, per ripetersi in loop mantenendo una tonalità fissa, o ancora ripetersi in loop ma seguendo l'armonia principale che viene fatta con la mano sinistra. Per creare una nuova frase, entro nel menu Function e scorro con le frecce fino a raggiungere PhrasePad. A questo punto posso scegliere uno dei set di PhrasePad, ad esempio io ho scelto l'8, premendo Record posso entrare a decidere quale pad utilizzare per registrare la frase e tutti i vari parametri. In questo caso sto decidendo di avere 8 misure, perché le misure sono raggruppate in gruppi da 4, quindi utilizzando una lunghezza doppia avrò 4 più 4, 8 misure. Tra gli altri parametri posso scegliere, muovendo con il più e con il meno, se avere o meno una quantizzazione. In questo caso vedete, così non ho quantizzazione, posso avere una quantizzazione al quarto puntato, la terzina o un ottavo. Sceglierò una quantizzazione ad ottavi, se avere o meno il metronomo e se avere un pre-count, quindi 4 battute prima di iniziare effettivamente la registrazione. Una volta selezionati tutti questi parametri, schiacciando un tasto mi partirà il pre-count e inizierà la registrazione. Ho schiacciato stop per fermare la registrazione e a questo punto i phrasepad sono quindi uno strumento molto utile per arricchire le vostre composizioni musicali.